Allora, terzo giorno di congresso, come abbiamo avuto modo di dire in tutti i lavori di preparazione di questo congresso, a partire dai lavori precongressuali e dall'Open Space Technology, quest'anno la terza giornata è dedicata a una discussione interna, quindi oltre l'interazione e la discussione in ogni modulo congressuale che poi porterà alla struttura della mozione, questa terza giornata è dedicata interamente alla discussione e la faremo in questo modo. Inizieremo con una sintesi di questi due giorni congressuali e dopo questa sintesi che faremo insieme ad alcuni rappresentanti delegati congressuali, inizieremo la discussione per la mozione. Ora, per iniziare questa terza giornata, lascio la parola a Roberto Orvieto per illustrare l'evento mondiale importantissimo che sarà a Roma, che organizzerà il CNI, che è il WFIO, l'evento mondiale sull'ingegneria, che sarà a Roma a fine novembre e inizio dicembre. Lascio la parola a Roberto Orvieto. Grazie Dandi, grazie a tutti. C'è la presentazione partita. Allora, guardiamo insieme l'aspetto legato a questo bel evento che il Consiglio Nazionale ha l'onore di ospitare a fine novembre, inizi dicembre. Come vedete in alto, si tratta del WEF, World Engineering Forum. È un forum dell'ingegneria mondiale. È una grande opportunità che ci è stata data da questa associazione che si chiama WFO, di cui vedete il logo in alto a sinistra, e questa associazione ha scelto proprio Roma per il nostro, diciamo, grande lavoro di mediazione, soprattutto nella precedente consiliatura, come membri di WFO, ha scelto proprio Roma come venue, come sede per svo far svolgere questo congresso mondiale. La presentazione di oggi serve soprattutto per stimolare la presentazione degli abstract, dei paper che verranno poi chiesti successivamente. Però per darvi una overview, una visione più completa di che cos'è l'evento, abbiamo preparato qualche slide per mostrarvelo. Qui viene appunto mostrato che cos'è WFO, è un'associazione mondiale che abbraccia tutti i campi dell'ingegneria, non solo l'ingegneria civile, perché spesso le associazioni mondiali sono associazioni mondiali che abbracciano solo il campo dell'ingegneria civile. WFO si vanta appunto di avere un network mondiale di 90 nazioni e rappresenta circa 20 milioni di ingegneri nel mondo, questi sono i numeri, e appunto, diciamo, abbraccia tutti i campi dell'ingegneria, quindi dall'ingegneria civile, ambientale, industriale e dell'informazione. È stata fondata a Parigi, ha sede a Parigi presso gli uffici dell'UNESCO, dove noi siamo andati a presentare il nostro evento di Roma, che è stato completamente accolto dal consiglio di WFO, e quindi vi racconto in breve su cosa verte questo grande evento mondiale. I media lo hanno definito le Olimpiadi dell'ingegneria, quindi abbiamo un grande orgoglio a ospitarlo qua. Il Consiglio Nazionale, diciamo, che vuole affrontare questa sfida. Inviteremo tutti gli organismi dello Stato che si occupano di estero, per comunque mostrare che siamo capaci di questa grande attrattività di tutta l'ingegneria mondiale verso il nostro paese. Qui ancora si descrive che cos'è appunto l'UEF. Il UEF è un forum su cui, diciamo, vertono alcuni
temi principali. I temi vengono chiamati topics, appunto, vedo che non sono tradotti perfettamente dall'inglese, però effettivamente i topics sono riassunti qui. Sono sostanzialmente 5 topics, sono, ne vedete 6 perché il sesto è un'apertura verso il mondo delle donne e dei giovani. Tenete conto che i giovani in WFO vengono chiamati Young Future Leader, quindi viene dato grande considerazione ai giovani e alle donne. Quindi l'ultimo topic, che è un topic generale, è stato, diciamo, inserito per dare spazio ai giovani e alle donne. Allora, il tema pilotante dell'evento è la salvaguardia del patrimonio dell'umanità. E quindi, come vi ho detto, WFO ha sede presso l'UNESCO e l'idea è stata quella di montare dei temi dell'ingegneria sulla salvaguardia del patrimonio dell'umanità, che riguarda gli aspetti legati, oltre alla parte, diciamo, ambientale, monumentale, documentale, tutto il patrimonio che noi dovremmo portare ai posteri, il grande patrimonio dell'umanità. Infatti, guardate i topic, il primo dice salvaguardare l'ambiente in una prospettiva sostenibile. L'ingegneria per il cambiamento climatico, qui non è stato tradotto benissimo perché l'ingegneria per il cambiamento climatico sembra che ci vogliamo occupare di un qualcosa che possa pilotare il cambiamento climatico, ma sono, diciamo, i mezzi dell'ingegneria nei confronti del cambiamento climatico. L'ingegneria per la salvaguardia del patrimonio dell'umanità contro disastri naturali, guerre, attacchi terroristici. Tenete conto che all'interno di questa associazione sono presenti anche molti paesi che in questo momento stanno vivendo guerre civili, guerre, e quindi sentono in particolar modo questo particolare e importante argomento, perché hanno visto i loro monumenti, il loro patrimonio distrutto da eventi bellici. Sicurezza delle informazioni per il patrimonio dell'umanità è un tema che abbiamo fortemente voluto come Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Abbiamo pensato che il papiro è arrivata in giorni nostri, ma la sicurezza delle informazioni deve far sì che anche ogni documento debba arrivare ai posteri. Quindi abbiamo voluto inserire, anche con un brusio iniziale dell'assemblea di WFO, che cos'era questo sicurezza delle informazioni per il patrimonio dell'umanità. Gli abbiamo fatto capire che senza sicurezza delle informazioni non c'è informazione che arriva ai posteri. Quindi è fondamentale questo tema e io spero che, diciamo, arrivino abstract in questo tema. Ho sollecitato il nostro, diciamo, gruppo di lavoro dell'informazione a presentare un abstract specifico su questo tema. Nuove tecnologie per la salvaguardia del patrimonio dell'umanità, si tratta di tecnologie che abbiamo visto anche qui, di monitoraggio, IoT, Internet of Things ad esempio, tecnologie, diciamo, nuove per monitorare e salvaguardare il patrimonio dell'umanità. E poi, appunto, nuove prospettive per la salvaguardia del patrimonio. Questo tema è un tema, diciamo, che riassume tutti gli altri temi, e qui non è stato scritto, ma è appunto orientato soprattutto a un pubblico, a presentatori di abstract, diciamo, un po' più protetti, che sono i giovani e le donne, per dare incentivazione, diciamo, alla presentazione di abstract da parte di queste categorie. Per il discorso, il topic salvaguardare l'ambiente e poi anche pensare diciamo a una prospettiva sostenibile, c'è stata una sollecitazione anche da parte dei gruppi di lavoro che si occupano appunto di emergenza, e io spero che da parte del nostro gruppo di lavoro arrivi un abstract specifico di un progetto legato appunto alla salvaguardia dell'ambiente e alla resilienza. Bene, finito questa descrizione dei temi pilotanti, la deadline, come avete visto, quindi per ora, diciamo, la deadline è diciamo ferma al 10 luglio per problemi organizzativi. Spero che ci possa essere un piccolo slittamento della deadline per presentare gli abstract.
Quindi gli abstract sono un sunto e quindi poi dopo verranno chiesti i paper dopo la selezione. Quindi l'esortazione è a cercare di pensare che l'ingegneria italiana in questo evento ci deve essere, è importante che ci sia e sarebbe bello che sollecitare all'interno dei nostri ordini la presentazione di abstract. Ora passerei appunto qui, è un'altra diciamo slide che dice quali sono le associazioni mondiali e internazionali insomma che fanno parte di WFO. Torniamo diciamo a Roma, quindi dov'è la venue, dove si svolgono questi eventi. Allora abbiamo scelto come location un importante centro nuovo che è la Nuvola. La Nuvola diciamo è in completamento, tenete conto che il presidente Zambrano ci ha tenuto a dire visto che c'è l'evento faremo un'assemblea dei presidenti dentro la Nuvola, visto che è nuova, e organizzeremo una visita dentro la Nuvola. Quindi diciamo che l'evento, la welcome ceremony, si terrà proprio dentro la Nuvola. Faremo una visita della Nuvola. Stiamo pensando ad un evento master, quindi in italiano, un evento su cui diciamo studiare la salvaguardia del patrimonio dell'umanità con questi topics, ma con traduzione accessibile anche a noi, quindi in cui ovviamente inviteremo tutti, diciamo, tutte le organizzazioni mondiali, quindi sarà un bel evento di confronto. Successivamente i lavori del forum si sposteranno allo Sheraton perché diciamo che WFO è abituato a lavorare e diciamo e alloggiare nello stesso posto in cui si lavora e quindi ci sarà uno spostamento del WEF vero e proprio, quindi del forum allo Sheraton. Qui c'è una foto così suggestiva della Nuvola che andremo a visitare, come vi ho detto, e in cui terremo l'assemblea dei presidenti e ci sono mostrate le location che sono appunto abbastanza vicine, raggiungibili a piedi, qualche pianta, e quindi io vi do diciamo questo invito, vi mando questo invito e vi aspettiamo appunto a Roma, ma soprattutto è un sollecito per la presentazione degli abstract. Grazie a tutti. Grazie Roberto. Allora intanto ricordo che nello spazio Media Corner qui alla mia sinistra fuori dalla sala c'è lo spazio per tutti per le interviste dei delegati, quindi chi vuole recarsi allo spazio può essere intervistato. Allora iniziamo questo primo pezzo del terzo giorno del congresso con la sintesi, e per fare la sintesi chiamo sul palco Paolo Caruana, Antonio Miluzzo, Michele Brigante, Giovanni Montresor, Valentina Curzio, Anna Porro ed Elisabetta Roviglioni. Allora, noi abbiamo voluto costruire, come ho detto prima, un congresso interno, un congresso dove abbiamo voluto costruire e discutere contenuti interni alla categoria, pensando che quello che accadeva alcuni anni fa, cioè il fatto di considerare successo di un congresso, il fatto che ci fosse un ministro, che la politica fosse presente, invece insuccesso e fallimento, il fatto che un ministro o la politica non fosse presente era sbagliato, perché quante passerelle abbiamo visto, quante inutili parole. E allora invece abbiamo pensato che fosse importante costruire contenuti, costruire modelli. E allora abbiamo deciso di organizzare già da un po' di tempo i congressi in questo modo, attraverso, come ho detto prima, il metodo dell'Open Space Technology, che ha costruito anche poi i tavoli che hanno poi portato alla discussione dei vari moduli,
che porteranno alla struttura della mozione che discuteremo fra poco, tavoli e host ai quali ogni ordine, tanti ordini hanno partecipato, è aumentata tantissimo la partecipazione degli ordini, sono arrivate idee dagli iscritti e anche ordini che hanno portato idee derivanti da riunioni pubbliche, da assemblee aperte alla città. E oggi vogliamo fare, come è scritto anche nella relazione del Presidente, una discussione franca, una discussione coraggiosa al nostro interno. E quindi inizieremo adesso questa sintesi, dove stimoleremo sia nella prima parte sia nella parte del dibattito soprattutto a tirare fuori modelli, a proporre modelli, perché come abbiamo provato a fare questi due giorni, non basta dire quello che non va, non basta fare un elenco di come dovrebbe andare. È possibile che non esista un modello positivo da studiare con pensiero critico per poi proporre noi un altro modello? È possibile che tutte le leggi vadano male? Esiste una legge scritta bene e allora ci mettiamo a studiarla? Ecco, proviamo ad aprire il dibattito attraverso i modelli. Chiamo Giovanni Cardinale per iniziare la breve sintesi. Ciao, buongiorno a tutti. Noi abbiamo iniziato questo congresso con la proposizione di linguaggi e culture diverse dalla nostra e poi siamo arrivati alla relazione del Presidente che ci ha dato 10 sfide e soprattutto ha messo con chiarezza il punto esclamativo accanto alla parola corriamo il rischio e l'ha proiettata nel futuro. Allora partiamo da lì per avviare la fase conclusiva che poi ci porta a definire gli indirizzi su cui tutto il sistema, non solo il Consiglio nazionale, sarà impegnato nell'attività dei prossimi anni. Allora, se mi mandate la prima delle due diapositive, abbiamo parlato di certezze, di incertezze, era il 1814, il padre della probabilità diceva questo e parlava appunto dell'universo, dello stato attuale come l'effetto del suo passato, la causa del futuro e poi di un soggetto che se mai esistesse e potesse avere percezione di tutta la natura, per un tale intelletto nulla sarebbe incerto ed il futuro, proprio come il passato, sarebbe evidente davanti ai suoi occhi. La realtà non è questa, perché poi c'è il cigno nero, c'è quello che non riusciremo mai a prevedere e questo dà una dinamicità a tutta la nostra azione e a tutto il nostro agire quotidiano. E allora abbiamo parlato di rischio, l'abbiamo declinato nella cultura di Salvatore Nazzoli, in quella di padre Mauro Gambetti e in quella di tanti altri relatori. Mi date la prossima? Ecco. Questo è un sociologo tedesco scomparso da poco e quando parla di rischio, del rischio globale, ecologico, finanziario, dice che la stessa idea di controllabilità, certezza e sicurezza, tanto fondamentale nella prima modernità, tende a crollare. Il rischio è il moderno approccio per prevedere e controllare le conseguenze future dell'azione umana. Il regime del rischio è la funzione di un nuovo ordine. Il rischio è connesso piuttosto intimamente ad un processo decisionale di natura amministrativa e tecnica. I rischi presuppongono decisioni e li coniuga con la responsabilità, con la fiducia e con la sicurezza. Allora io dico, perché Massimo Mariani ci ha fatto vedere concretamente come l'ingegneria certamente abbia vinto in molti aspetti della sicurezza, però io dico che forse da un altro lato l'ingegneria ha perso nella narrazione di tutti i giorni della nostra attività, se non siamo riusciti ad entrare in sintonia con la società, a farle capire che prendere decisioni in condizioni di rischio è qualcosa che esalta il valore di un'azione e che merita un riconoscimento che va oltre, qualcosa
non c'è, c'è qualcosa che non va nella nostra narrazione, in quelle di tutti i giorni. Mi viene anche così spontaneo, non ovviamente per fare una critica, però noi abbiamo detto che faremo il congresso mondiale nella nuvola di Fuxas, c'è tanta ingegneria lì dentro. Dove stanno i Cecil Balmond, gli Stefan Pollon, i Peter Rice che hanno accompagnato le principali architetture? Ecco, io credo che c'è qualcosa di quotidiano nella nostra narrazione che va rivisto, e questo ci consente di fare un'azione importante senza lamentarsi. Cosenza, Edoardo Cosenza ha detto una cosa importante: la scienza è probabilistica, una società è deterministica e ci chiede risposte chiare, certe, risposte che dobbiamo far capire entrando in sintonia che non può avere, perché appunto c'è il cigno nero, c'è quello che mai riusciremo a predire. Allora, in questo senso, la richiesta di norme prestazionali non è la richiesta di uscire e di scappare dalle regole e di puntare alla deregulation, no? Anzi, è l'urlo di una categoria che vuole avere la possibilità di esercitare al meglio il principio di responsabilità, che non è autoreferenzialità, perché vuol dire prima di tutto guardarsi dentro, guardare dentro le proprie capacità, le proprie competenze e metterle al servizio della collettività. Ci sono questioni irte di difficoltà che vanno lasciate agli ingegneri, diceva Piero Pozzati, e a loro va lasciata la possibilità di esercitare la responsabilità delle scelte. Abbiamo parlato di futuro, di formazione, abbiamo affrontato temi complicati che investono il ruolo degli ordini, come quello delle lauree professionalizzanti e del confronto con le altre categorie. Ma guardiamoci dentro al confronto con le altre categorie. Ci sono già attività, la 818, la sicurezza, l'acustica, che sono attività riservate per legge, ma in cui la trasversalità dei sistemi professionali c'è già, perché queste attività le fanno indifferentemente soggetti afferenti a più categorie professionali. Allora non sono i recinti che salveranno le professioni, ci salverà la voglia di innovarsi, la voglia di guardare avanti accettando le sfide e non appunto pensando che solo le tutele ci consentiranno di andare avanti, perché, e l'abbiamo disegnato, l'abbiamo visto negli ospiti, i profili professionali nuovi ci sono, vengono avanti, ce ne sono tanti. La sfida della digitalizzazione è la sfida di nuovi profili professionali. Cosa vogliamo fare di queste persone? L'ingegner Zanchetta è stato bravissimo, ma alla fine queste persone troveranno negli ordini il loro riferimento andando a fare attività fondamentali ma non riservate. Allora il tema è il tema delle attività riservate e il loro ampliamento a quei settori come il terzo settore, che assumono una rilevanza e una centralità nella sicurezza della società, ma è poi una sfida a campo aperto, dove la qualità delle competenze documentate, delle competenze certificate, deve essere il motore per una categoria che si rinnova e che entra sempre più in sintonia con la società. Allora questi temi li abbiamo affrontati, li abbiamo sviscerati e oggi cercheremo, anche attraverso poi questo confronto, di arrivare a sintesi operative. Ci arriveremo perché abbiamo dentro di noi la consapevolezza che è la nostra voglia di fare sistema che ci consentirà di trovare le energie per sconfiggere le paure e guardare al futuro con maggiore sicurezza, nella consapevolezza che i processi decisionali sono sempre processi condivisi e che la responsabilità delle scelte non è paralizzata dal confronto, ma anzi nel confronto si vivifica e trova la sua massima espressione. Allora iniziamo questo confronto. Vieni Gianni. Grazie Giovanni. Allora iniziamo questo confronto, faccio un po' la parte di Pancani oggi. I moduli congressuali hanno riguardato la formazione, l'innovazione ai linguaggi con scintille, la politica della prevenzione, la società del rischio e dell'incertezza, i nuovi modelli organizzativi del lavoro e il futuro degli ordini.
corriamo il rischio. Una domanda, una risposta, un'esortazione o una constatazione. Dei 10 hashtag citati nella relazione, o anche aggiungendone altri, una battuta velocissima a partire da Paolo. Qual è il rischio che dobbiamo correre? Dunque, l'espressione rischio evoca una parola che ha citato adesso Giovanni, che è la paura. La paura è un concetto che nei grandi filosofi esistenzialisti, ad esempio Heidegger, uno per tutti, ha definito come quel fenomeno che rischia di far perdere di vista le opportunità. Quindi è un fenomeno che esiste, va governato. Come si governa? Con la consapevolezza, è un altro concetto importante. Gli ingegneri credo che siano portatori di consapevolezza, lo siamo al nostro interno e quindi soprattutto noi anziani dobbiamo trasferirla ai giovani per quello che riguarda il rischio professionale. Lo dobbiamo e lo possiamo essere all'esterno, nei confronti della collettività, proprio per far affrontare le paure con la consapevolezza che aiuta a risolvere ogni problema. Anna, vai. Condivido in pieno, e nella nostra categoria tutti corriamo il rischio in forme diverse. Forse quello che, su cui dobbiamo occuparci un po' di più, dobbiamo correre il rischio maggiore adesso, è di adeguarci al cambiamento che sta avvenendo soprattutto all'interno della nostra categoria, alle nuove forme di lavoro che abbiamo citato in questi giorni che nascono, e dobbiamo capire qual è il modo migliore però per percorrerlo questo rischio. Sì, io credo che il rischio principale è quello di non essere all'altezza dell'aspettativa della categoria, quindi diciamo il rischio che corriamo tutti i giorni è stare dare una risposta concreta dal punto di vista di quelle che sono le aspettative delle persone che ci stanno attorno, a cominciare dai professionisti, dalla società in generale, quindi capire, diciamo, interpretare e cercare di fornire, non dico rassicurazioni, ma e nemmeno certezze che non coincidono ovviamente con la definizione appunto di rischio, ma essere, diciamo, gli interlocutori all'altezza di poter fornire almeno una strada sia ai professionisti appunto che alla società. Ma paradossalmente io vorrei parlare di un rischio che non dobbiamo correre. In questi 2 giorni di congresso abbiamo parlato di tanti tipi diversi di rischio che richiedono competenze anche diverse, spesso molto settoriali e specifiche. Credo che la cosa a cui dobbiamo stare molto attenti è quello di non vedere questi rischi in maniera parcellizzata e settoriale, ma invece di avere la capacità poi di fare sintesi. In questo senso io penso che il ruolo degli ingegneri non possa che essere valorizzato proprio per questa capacità di saper vedere i tanti problemi, i tanti rischi che purtroppo ci circondano, però anche con la consapevolezza che bisogna saperli pesare, saperli adattare al contesto e sapendo soprattutto nelle diverse situazioni capire esattamente quelli che sono i rischi importanti, quelli che possono, non dico essere trascurati evidentemente, ma essere presi in considerazione nella dovuta maniera. Grazie. Io penso invece che il rischio sia soprattutto un'assunzione di responsabilità. Responsabilità soprattutto in una categoria come la nostra, che purtroppo, se sbagli, abbiamo visto con gli ultimi eventi anche catastrofici del terremoto, insomma sono assunzioni di responsabilità molto elevate. Ecco, noi dobbiamo assumerci questa responsabilità proprio per ridare anche valore alla nostra categoria professionale e quindi esortare tutti, anche i giovani, a non avere paura, ma a continuare a procedere, ad andare avanti, perché soltanto così, con una consapevolezza e con la certezza di avere le basi, un'umanità anche dietro, no? Perché valutare certe cose significa anche essere umani, tutti gli esseri umani possono sbagliare, ecco, limitare gli errori ed andare avanti assumendosi questa responsabilità penso che possa aiutarci a correre il rischio. Grazie. A me piace pensare il concetto di rischio come collegato al concetto di cambiamento, quindi cercare di trarre un'opportunità dal concetto di rischio e cercare di cambiare, quindi il rischio è anche possibilità, quindi possibilità di scelta, finché noi possiamo scegliere se cercare di cambiare e cercare di prevenire il rischio e cercare appunto di portare innovazione, c'è speranza. Quando noi ci arrendiamo e non vogliamo più cambiare le cose, allora diventa preoccupante la cosa.
quindi possibilità di scelta e cercare di lottare per cambiare. Prima, ieri Ilaria Segala ha citato il concetto di libertà, è anche bello questo concetto di rischio collegato alla libertà, e Gianni ci diceva di richiamare alcuni degli hashtag presenti nel discorso dell'ingegner Zambrano. Tra i vari hashtag presenti in questa relazione c'è il tema dell'equo compenso, che è caro a tutti. Come network giovani abbiamo cercato di lottare per l'equo compenso con una campagna ingegneri low cost, con la quale abbiamo cercato di far capire al ministro Calenda, che aveva prodotto una brochure per gli investitori stranieri in cui si vantava della bassa retribuzione degli ingegneri in Italia, che forse non era opportuno. Abbiamo scritto a Calenda, siamo stati ricevuti e c'è adesso un tavolo di lavoro in atto dove partecipano anche giovani, anche donne, uomini di differenti età e dove si possono portare contributi utili. Quindi il rischio deve essere anche coraggio e cercare di lottare per cambiare. Michele. Sì. Che succede? Prima di tema libero, una provocazione, ma come preveniamo il rischio ormai concreto che la digitalizzazione dei processi diventi soprattutto il terreno di chi fa formazione a pagamento e proietta futuri scenari di figure mirabolanti che dovrebbero trovare chissà quale collocazione nel panorama di lavoro dei prossimi mesi, dei prossimi anni? Io ho capito una cosa, che mi hanno invitato perché sono il più vecchio, e quindi poi la domanda di Giovanni Cardinale. Allora, prima di rispondere a questo vorrei dire una cosa. 40 anni fa, quando ho iniziato questa professione, non mi sarei mai aspettato quel titolo a un congresso degli ingegneri, cioè corriamo il rischio. Peraltro mi pare di aver capito che tutti vogliono il punto esclamativo in questo corriamo il rischio. Il rischio di che? Di una professione che non c'è più, di regole che non esistono più, di caposaldi che non esistono più, di formazioni che non hanno elementi di base e di certezza, di fatti che devono essere in qualche maniera pragmaticamente nel DNA degli ingegneri. Ora, trovarsi oggi in un congresso nazionale con la domanda corriamo il rischio di esistere ancora, che la nostra professione esista ancora, che sia ancora attualmente applicabile con le regole, questa è una domanda angosciante da una parte, ma è bello vedere la risposta che mi pare di cogliere. Sì, va colto il rischio, va affrontato il rischio, perché ci sono momenti in cui si prendono decisioni forti e si prendono anche in momenti come questi, che sono percorsi, diciamo, di cambiamento epocale. Sta cambiando tutto, il mondo cambia, cambia la comunicazione, cambiano i sistemi, e dunque è necessario adeguarsi. Forse abbiamo tenuto un po' lento il passo. Giovanni, 5 anni fa tu pensavi di fare un congresso degli ingegneri, corriamo il rischio? 4 anni fa il problema principale era convincere gli ingegneri che era necessaria una formazione continua, cioè aggiornarsi e far capire a un ingegnere che non è aggiornato è dura, perché l'ingegnere per principio pensa di essere addottorato, acculturato. In realtà il mondo cambia talmente velocemente che non si ha il tempo di poterlo fare. Allora io credo che questo invito a noi stessi a stare sempre pronti sul concetto del rischio, di doverci mettere tutti i giorni in discussione, perché l'ingegnere la mattina si sveglia, prende decisioni e assume responsabilità. Poi nelle domande che ci sono dopo ci sarà quella del modello. Gianni ha detto che vuole sapere qual è il modello. Ecco, dobbiamo cominciare a pensare di assumerci anche il rischio di responsabilità che abbiano nome e cognome e la nostra identità di ingegneri. Per il momento mi fermo, poi penso che torneremo su queste cose. Grazie. Adesso proviamo a entrare nel merito più delle discussioni tecniche. Ieri abbiamo parlato di forme organizzative, di nuovi modelli organizzativi. E abbiamo parlato di società tra professionisti, di società di ingegneria, liberi professionisti, partite IVA e co-working. Abbiamo sentito parlare di BIM e di lavoro da remoto, totalmente da remoto. E poi ci confrontiamo e ci dobbiamo confrontare anche col nostro tessuto professionale. Ecco,
sulle forme organizzative. Quale può essere un modello da studiare col pensiero critico e da proporre come ordini professionali? Non so se Giovanni vuole. No, io dico sempre un'esperienza di una volta, sono andato a vedere una mostra di Rogers a Londra e nell'entrare in questa mostra, nella stanza d'ingresso, c'era proiettata una diapositiva che illustrava la sua organizzazione professionale. Uno la leggeva e capiva tutto, capiva chi era, cosa faceva, come si faceva entrare, quale strada si poteva avere entrando in quella organizzazione. Allora io credo che oggi questo tema si ponga. Personalmente non credo che le rivoluzioni digitali siano l'esaltazione della possibilità di lavorare a un progetto ognuno da casa sua, perché non è così, perché vorrebbe dire snaturare la questione stessa di progetto, che sia un progetto informatico, che sia un progetto industriale, che sia un progetto edilizio al quale siamo in gran parte più abituati. Ecco, allora io credo che questa sfida la dobbiamo correre e che credo anche debba venire fuori qualche idea, più idee, non esisterà un'idea unica, un pensiero unico, per trovare forme organizzative che garantiscano la crescita dell'ingegneria e degli ingegneri. Chi vuole parta, è tutto così, quindi senza ordine. Dunque, forse qualsiasi sia la forma organizzativa, sarebbe bene affrontarla con un concetto da ingegneri, con un'analisi del rischio, voglio dire. Il rischio professionale, i rischi professionali sono molteplici, no? Possiamo elencare qualcuno. Uno di quelli che ci sta più a cuore è il rischio di non essere pagati, è un rischio forte che corriamo. E il rischio di avere delle conseguenze amministrative e penali per quella che è la nostra attività. Ebbene, se esaminiamo ognuno di questi rischi, vediamo e facciamo un'analisi da ingegneri, il fattore di esposizione, se lo guardiamo in termini di popolazione, è elevato, siamo tutti noi, o se lo guardiamo in termini di valore, è il valore della nostra attività, quindi è comunque elevato. La frequenza di accadimento, ne vogliamo parlare? Si sta sempre più intensificando la frequenza di accadimento di questi rischi, e quindi anche quello è un valore elevato. Quindi su cosa possiamo lavorare? Sulla vulnerabilità, come si fa con gli edifici. Possiamo cercare di ridurre la vulnerabilità, che sicuramente per una forma non aggregata è una vulnerabilità elevata, probabilmente con delle forme aggregate o delle forme societarie, come abbiamo visto, di vario tipo, questa vulnerabilità si riduce forse in molti casi. Forse adesso siamo in un momento di transizione, passiamo da un momento in cui l'ingegnere gestiva tutto da solo, era una persona sola. Adesso abbiamo da un lato le società di ingegneria, i co-working che abbiamo citato ieri. Ecco, forse dobbiamo interrogarci se non è meglio cambiare la metodologia di lavoro e tenere la stessa forma organizzativa, ossia cambiamo il modo di lavorare, di approcciarci, lavoriamo di più con altri professionisti, usiamo di più anche le piattaforme, ma di fondo teniamo sempre la nostra natura, cioè è il singolo professionista anche che è responsabile, che parla direttamente con la committenza. Non possiamo pensare che una piattaforma online sostituisca il dialogo che il professionista stesso ha con il singolo committente. Non possiamo perdere il valore di questo, possiamo solo cercare di adeguarci al cambiamento organizzandoci in maniera diversa. È quello che abbiamo cercato di fare anche come network, che citava prima Valentina, lavoriamo da casa, a distanza, su un documento, ma poi di fatto abbiamo anche la parte dove lavoriamo braccio a braccio, dove ci scontriamo, dove parliamo uno con l'altro. Quelle sono soltanto metodologie di lavoro diverso. Se vogliamo aiutare il cambiamento dobbiamo partire un po' alla volta. Ecco, credo che questa sia un po' una chiave di lettura che potremmo utilizzare. Sì, io credo che questo tema di cui stiamo parlando, insomma, sia un tema che tutti noi, anche chi ha qualche capello bianco come me, affronta da sempre, insomma, no? Cioè non è una novità di oggi quella di pensare e di adeguare la forma organizzativa, cioè, e peraltro immagino che andare a definire una forma organizzativa tendenziale, diciamo, individuare un trend, diciamo, è estremamente difficile.
Tutti noi abbiamo speso tantissimo tempo nella nostra attività a pensare il proprio modello organizzativo, a immaginarlo, a verificarlo e così via di seguito, cambiando spesso anche quello che erano delle convinzioni che di volta in volta venivano individuate. Credo che diciamo, l'auspicio è quello di adattarsi, cioè specialmente nelle strutture, nelle realtà dove non, il lavoro non è un lavoro ben definito, ma di volta in volta deve cercare di dare una risposta alle diverse esigenze, il massimo è quello di una flessibilità che possa individuare dei modelli aggregativi di volta in volta diversi, che diano risposta il più possibile immediata e concreta alle situazioni professionali e opportunità che si presentano. Anch'io sono d'accordo che non credo esista un unico modello che possa andare bene per tutti. Personalmente, forse qui vado un po' controcorrente, sono peraltro molto d'accordo con quanto diceva prima Giovanni Cardinale. Le varie piattaforme, il telelavoro, non credo possano sostituire la capacità e la necessità comunque di avere anche, finché si fa un progetto, di parlare, di dialogare. Questo io credo che sia fondamentale. Quindi vedo con una certa diffidenza, diciamo, la possibilità, diciamo, di lavorare anche a distanza, in gruppi. Devo dire che anche a me è capitato in passato, soprattutto in occasione di concorsi, di dover lavorare anche con studi stranieri da lontano, quindi lavorare in realtà solo al telefono o via telematica. Non credo che sia la soluzione migliore, ho la sensazione che tante volte questa sia una degenerazione del fatto che per concorrere in certi concorsi è necessario arrivare a mettere insieme competenze e fatturati molto diversi, ma questo non porta necessariamente, anzi quasi sempre difficilmente porta ad avere un risultato ottimale. Io penso che quello che dobbiamo ricercare è di cercare di fare dei gruppi di lavoro che magari possono essere anche studi separati, che però sono, che hanno un'abitudine a lavorare assieme. Credo che questa sia l'unica garanzia che si può dare poi al committente, sia esso pubblico sia privato, di avere una squadra che è abituata a lavorare assieme, altrimenti mettere assieme dei pezzi, sia pure anche di magari di studi importanti e bravi, che devono lavorare di volta in volta, io su questo ho molte perplessità. Certamente il BIM si diffonderà, aiuterà da questo punto di vista, però io credo ancora che sia un mezzo, non credo che sia quello il fine. Cioè, un buon progetto viene anche dal pensare. Io tante volte, diciamo, il tempo della progettazione è anche tempo di pensiero, di riflessione, di scambio di opinioni con i collaboratori, e non è necessariamente scrivere o disegnare o subito. Ecco, per cui su questo credo che l'importanza di poter avere uno scambio di idee, uno scambio di opinioni, un dialogare anche per ritornare, perché non sempre la prima idea è quella migliore, ma è un buon progetto viene anche da una serie di approcci diversi, anche in tempi diversi, anche in ripensamenti, perché bisogna, credo, anche avere il coraggio di ritornare sulle proprie opinioni. Volevo, diciamo, stimolare un attimo il contributo dei giovani in questo senso, no? Perché noi magari oggi ci siamo sempre confrontati, diceva bene Antonio, il problema è l'organizzazione, oggi magari abbiamo il problema di come, se e come trasferire a un'altra generazione quello che abbiamo costruito, e non è poco, perché i modelli non ci sono, e i modelli sono importanti, non il modello unico, ma i modelli sono importanti. Allora io dico a loro che prendono la parola ora, ma come lo vedono questo lavoro professionale? Perché, cito la mia esperienza, cioè io vedo lavorare con me giovani e non li vedo tutti uguali. Vedo giovani che vogliono entrare in una struttura gerarchizzata, vogliono sapere cosa devono fare, quando lo devono fare e come lo devono fare. E vedo giovani che hanno il sacro fuoco e che vogliono immaginarsi un futuro diverso. Allora credo che non è che c'è un giovane di serie A e un giovane di serie B, c'è un giovane che sceglie un tipo di vita e un giovane che sceglie un altro. Ma voi come vi vedete? Come pensate che le nuove generazioni possano affrontare la sfida di un lavoro che non è più quello di una volta e non tornerà mai più quello di una volta?
Ma io credo, onestamente, abbiamo parlato all'inizio, no? Abbiamo fatto un'introduzione prima di iniziare a parlare noi. Abbiamo detto che dovevamo parlare di modelli e dovevamo parlare anche di cose positive. Allora, io vedo nel network che si è instaurato un esempio da seguire, perché è stato, non siamo stati sfruttati dalla tecnologia, ma l'abbiamo noi utilizzata come esseri umani per arrivare a questo, per arrivare a discutere su questo palco le cose importanti. Ma noi ci siamo conosciuti tramite una piattaforma, abbiamo discusso tramite una piattaforma, siamo andati al MISE tramite un documento redatto in piattaforma, senza conoscerci tutti e 100 che eravamo lì a parlare di queste cose, però non ci siamo fatti, ripeto, schiacciare da questa tecnologia, l'abbiamo sfruttata, l'abbiamo portata al nostro carico. Io penso anche che poi le persone sono tante, per fortuna siamo tutti diversi, quindi ognuno di noi, ciascuno di noi vive la professione in maniera differente, il proprio lavoro in maniera diversa, lo vive e se lo sente addosso, ognuno si sceglie se fare il dipendente, se fare il professionista, se rischiare di venire su questo palco oppure no, perché c'è stata anche la richiesta, no? Di poter parlare tra i 100 giovani, se poter stare qui oppure no. Noi abbiamo deciso di rischiare, anche di sbagliare, perché possiamo pensarlo in maniera differente dagli altri, però siamo qui a portare avanti una voce, a portare avanti un esempio di network che effettivamente ha funzionato, secondo me. E quindi ringraziando ovviamente anche le persone più anziane che ci hanno dato questa opportunità, penso che noi siamo stati bravi nel coglierla. E quindi il lavoro non finisce qui, questo è solo l'inizio, quindi andiamo avanti e mettiamocela tutta. Mi ricollego a quello che diceva Elisabetta, il concetto di rete, no? Può diventare fondamentale, nel senso che le reti tra professionisti anche che si occupano di diverse discipline possono essere vincenti in questo momento, e anche quindi l'esaltazione della diversità e anche della diversa territorialità, nel senso che poi diversi territori hanno anche diverse peculiarità e possono arricchire il lavoro finale che viene prodotto. Pensando un attimino alla forma organizzativa lavorativa di cui parlavamo prima, io lavoro in un co-working presso un parco tecnologico a Lodi e ho provato anche a Milano alcuni co-working ed è una forma flessibile che funziona bene, nel senso che ci sono un sacco di persone di diversa età che fanno diversi lavori, che di fatto riescono a scambiarsi idee, informazioni e a volte anche a scambiarsi lavori, a lavorare, a cooperare e a creare qualcosa di nuovo. Quindi l'interdisciplinarità in questo caso è vincente. Anche tutte le nuove professioni che si stanno affermando adesso, tantissimi stanno scegliendo questa forma organizzativa. Io sono appassionata di biomimetica, un modello che mi affascina molto che si trova in natura è quello dei formicai, no? Quando c'è una formica che deve andare a procacciare del cibo, viene fatto secondo un metodo dettato dall'evoluzione naturale e scientifico. Ogni formica prende in carico solo ciò che può portare, perché sa che sennò rallenterebbe il lavoro degli altri e non riuscirebbe a sfamare la comunità. Quindi ogni formica è responsabile, sa quello che deve fare per arricchire gli altri. E questo è la base dell'evoluzione naturale, quindi se lo fanno le formiche possiamo farlo anche noi. Riuscissimo già a portare questo negli studi professionali o negli uffici, sarebbe già vincente. Sono parzialmente d'accordo con il sistema gerarchizzato. Questa volta mi sento molto vicino alla proposta giovane. Perché Giovanni, noi abbiamo un'idea del lavoro di quanto era più chiaro il committente e la modalità con la quale veniva formulato. Allora un modello organizzativo lo puoi fare se sai cosa devi fare, riesci anche a crearlo. Invece credo che adesso ci sia un cambio radicale del sistema e quindi il modello va rivisto totalmente, forse va un po' gerarchizzato. Ecco, vanno trovati almeno dei caposaldi di riferimento per gerarchizzarlo, ma non c'è prospettiva in futuro se non attraverso una rete ampia. Perché le competenze che vengono chieste sono talmente tante e talmente spinte che è impensabile di poter avere una struttura, anche immaginata in modo razionale, che possa coprirle tutte. Allora la rete da un lato, un sistema organizzato per principi, almeno di macro aree, di specializzazione, questa è un'arma sulla quale si deve andare.
e che deve togliere da un lato il rischio della confusione, tanto per rimanere il rischio, e l'altro rischio che sia un sistema piramidale rigido, perché il sistema rigido ha le sue fragilità. Ecco, è in questa direzione che si va. E penso che siamo proprio al momento topico del cambiamento. Questo 2017 è un numero, lo sapete, sono scaramantico, è l'anno giusto. Questo è la svolta. Il principio è in questa direzione. È nella direzione in cui tutti parlano, tutti possono parlare. C'è bisogno di qualcuno che abbia un sistema di coordinare questo parlare, perché va regolamentato anche questo, no? Abbiamo il rischio della sicurezza di informazioni, la certezza di sapere da dove provengono, se sono vere o meno, e anche di metterle in ordine, non dico alfabetico, ma di modernità, perché se uno va su internet e prende l'informazione potrebbe prenderla vecchia senza accorgersi di questo. Quindi mi sento sul sistema innovativo della rete, con un principio di gerarchia intelligente, insomma, almeno per macro area. Grazie. Adesso provo a unire alcuni contenuti, alcuni punti toccati durante tutto il congresso e anche in questi primi due giri, per provare a entrare nel cuore. Si è parlato di politica, del confine tra politica e amministrazione, e voglio provare a entrare nel merito del ruolo politico di un ordine professionale, del ruolo politico della categoria. Da un po' di tempo stiamo parlando di riorganizzazione degli ordini, di una riorganizzazione al nostro interno, di uno sguardo all'esterno, di un percorso ipotetico da fare insieme forse anche ad altre categorie, per migliorare i servizi, per migliorare la qualità, per migliorare il ruolo che ci dà la Costituzione. Però poi abbiamo visto anche i numeri, abbiamo visto la perdita di attrattività del nostro mondo rispetto ai giovani, rispetto ai nuovi laureati, linguaggi molto distanti, tutti i linguaggi che abbiamo visto con scintille sono attratti dal mondo degli ordini, le ingegnerie, che non devono essere le ingegnerie ma l'unica ingegneria, parlo dell'importanza fondamentale del ruolo dell'ingegneria dell'informazione, dell'ingegneria industriale, così come dell'ingegneria più tradizionale. Come esercitare? Qual è il modello da costruire per esercitare, se vogliamo correre il rischio? Intanto, se dobbiamo correre il rischio e se dobbiamo avere un ruolo politico. E se sì, qual è il modello da portare sui territori? Chi vuole parta, se potete fare... Vabbè, parlo, credo di essere io purtroppo il più vecchio, perlomeno di ordine. Allora, sicuramente è importante che gli ordini riescano ad avere anche un ruolo politico nel senso proprio della parola, quindi non evidentemente partitico, ma proprio di un ente che collabora con le istituzioni e che è capace anche di incidere, anche avendo il coraggio di dire le cose che non vanno, che purtroppo spesso ci sono, e questo forse occorrerebbe una spinta maggiore. Io tante volte noto che gli ordini non sempre hanno voglia o sono capaci di mettersi contro le istituzioni, in termini ovviamente urbani, non in termini di polemica di partito, però bisogna anche avere il coraggio di prendere delle posizioni che tante volte possono essere anche non piacevoli o non facili, anche a costo di, perché è ovvio che poi chi parla, quindi il presidente in particolare degli ordini o comunque chi si espone, ne risente anche indirettamente anche poi nella propria attività. Però credo che se occupiamo questi ruoli all'interno degli ordini dobbiamo anche poi prenderci la responsabilità, anche quando serve, di
di dire delle cose che non a tutti possono far piacere, insomma. E quindi un po' di coraggio in più nell'intervenire. Adesso io mi riferisco, visto la professione che faccio, per esempio la capacità di fare osservazioni ai piani regolatori, agli strumenti urbanistici. Tante volte occorrerebbe poter incidere non solo alla fine, ma riuscire a entrare nel dibattito che quasi sempre c'è riguardo a questi temi, con una capacità di voce, anche perché insomma le voci degli ingegneri o comunque delle professioni tecniche dovrebbero essere ascoltate. Dopo è ovvio che l'ordine degli ingegneri in particolare non è un'associazione di categoria monolitica, quindi anche all'interno dell'ordine, anche all'interno degli stessi consigli ci possono essere spesso posizioni diverse anche sui diversi temi delle politiche cittadine. Però credo che la capacità, diciamo, di un ordine di essere presente, di essere una voce importante nella città, si veda anche dalla capacità di intervenire in queste situazioni che tante volte non sono magari facili. Ecco, scusate un attimo, vi do uno spunto, perché noi abbiamo detto, abbiamo parlato di rischio, abbiamo parlato di incertezze, di certezze, però la relazione del Presidente ha parlato anche di 10 sfide, quindi ha parlato anche il linguaggio del coraggio, del guardare avanti con fiducia, volendo fare le sfide e vincere le sfide. Allora io, che quest'anno come negli anni passati nel modulo di Scintille ho trovato delle emozioni che ci portano vicino a delle realtà, dei linguaggi di un'ingegneria che a volte non sappiamo nemmeno che esiste, o di altre culture che sono a margine o si sovrappongono con l'ingegneria che conosciamo meglio. Ecco, la domanda che faccio a questo mix generazionale: ma gli ordini come possono essere certi di essere una casa anche di queste ingegnerie? Quelle persone che abbiamo visto qui sul palco, magari oggi sono iscritte all'ordine, forse non lo sono mai state, forse lo sono e non lo saranno nel futuro. Noi, tra le sfide che vengono poste, c'è la sfida della nostra trasformazione, della nostra capacità di essere attrattivi per questi, perché altrimenti ci impoveriamo e diventiamo qualcosa che credo nessuno di noi nel suo intimo vuole diventare. È solo una provocazione. Mi ricollego sicuramente un po' alla domanda provocatoria di Giovanni Cardinale. Sicuramente abbiamo preso spunto in questi giorni, abbiamo capito che ci sono tante novità, tanti cambiamenti in corso e dobbiamo cercare di farle un pochino nostre. Se abbiamo detto che 4 giovani su 5 non si iscrivono all'ordine, che continuiamo a perdere iscritti, come possiamo fare? Cosa succede? Dobbiamo riadattarci noi? Come possiamo fare? Forse il problema principale è anche quello che tanti vedono l'ordine come un onere che hanno loro e come una tutela per loro, ma dobbiamo cercare di riportare il concetto che l'ordine in realtà è garanzia per il cittadino, che quindi è premiante essere iscritti all'ordine. Come facciamo a cercare di attirare a noi ragazzi che hanno un progetto come quello che abbiamo visto l'altro giorno? Erano tutti progetti molto vincenti, ma di loro quanti sono iscritti all'ordine? Tanti magari non si iscrivono perché non si sentono rappresentati. Ecco, non è questo. Noi dobbiamo cercare di passare al concetto che iscrivendosi possono diventare più attrattivi per tutti, ridare garanzia al cittadino anche e non tutelarsi solo loro. In questo però dobbiamo essere allo stesso tempo aperti al cambiamento. È un momento complicato, difficile, non risultiamo attrattivi da un lato per loro. Insomma, è un momento di forte riorganizzazione che dobbiamo fare, ma credo che alla base possa esserci solo il concetto di riportare l'iscrizione all'ordine come davvero una tutela per il cittadino, una garanzia che ha in più. Cioè, il cittadino che sceglie di affidarsi a un professionista iscritto all'ordine, cosa trova in più rispetto a una persona che non è iscritta all'ordine? Che vantaggi ha in più? Come facciamo a dimostrarli? E questa è la via forse che dovremmo cercare di percorrere tutti assieme. Allora, io invece credo che ovviamente sia importante valorizzare nuovamente le istituzioni, perché noi troppo spesso ci dimentichiamo che gli ordini professionali sono enti pubblici, non economici, ma sono comunque enti pubblici e quindi rappresentano un'istituzione, e bisogna ridare valore a tutte le istituzioni, sia per chi lavora in un ente pubblico economico che in un ente pubblico non economico. Bisogna ridare un valore perché
Non ci sono soltanto i furbetti del cartellino, ma ci sono anche le persone come noi che si trovano ad affrontare situazioni, mettere a disposizione il proprio tempo per gestire situazioni, per gestire la deontologia, per gestire delle situazioni che possono tutelare in qualche modo il cittadino e che possono in qualche modo ridare valore a quello che è il lavoro che si svolge in questi enti. Quindi credo che rivalorizzare anche l'ordine professionale, vederlo proprio come un'istituzione degna di rispetto, sia un'ottica differente da cui partire, per cui ridare luce a questi, insomma, a queste attività che si svolgono all'interno dell'ordine. Volevo dare uno stimolo sulla mia prima domanda, ringrazio anche Walter che mi ha sottolineato questo. Abbiamo parlato di digitale, di BIM e io ho parlato anche di dimensioni, mettendo a confronto le dimensioni, la bidimensionalità del foglio di carta, quindi della stampante o del plotter, e le N dimensioni digitali, della cultura digitale e dell'era dell'informazione. Ecco, questi linguaggi corrono il rischio di essere distanti dal linguaggio della pubblica amministrazione. E in questa distanza tra i nuovi linguaggi digitali, i giovani, con un rischio di cambio generazionale dove possiamo perdere una grandissima esperienza, e il linguaggio della pubblica amministrazione, il ruolo politico di un ordine dove si possono sovrapporre i linguaggi di chi lavora dentro l'amministrazione e di chi lavora fuori dall'amministrazione, può essere importante? No, dunque, questo è un ottimo stimolo perché riporta a un concetto relativamente all'attività che possiamo già fare, che forse abbiamo anche già sempre fatto, forse spesso non nel migliore dei modi, che è quella di diventare un po' opinion leader nel mondo esterno, di riferimento nel mondo della politica, nel mondo degli interlocutori istituzionali e non. Beh, questo comporta un lavoro assiduo, perché non ci si può limitare ovviamente a quella che è l'attività istituzionale dell'ordine, bisogna uscire frequentemente. Noi abbiamo visto che ad esempio c'è stata una grande sete di sapere quando sono usciti i provvedimenti del sisma bonus. I sindaci ci hanno chiamato, ci hanno detto venite per favore a spiegare, hanno fatto delle assemblee popolari, siamo andati e abbiamo visto che il riscontro era positivo, perché cioè chiedevano a noi quali erano questi strumenti, quali erano i vantaggi e quali erano le opportunità. Quindi questo è un impegno che ci siamo sempre presi, che dobbiamo continuare ad avere. Però bisogna anche dire che le istituzioni a volte non sanno quello di cui stiamo parlando e anche lì dobbiamo essere presenti. Siamo stati propositivi spesso, ad esempio con gli organi regionali, dicendo abbiamo bisogno di formazione nel campo del BIM. Abbiamo visto che la prima domanda era ma cos'è questo BIM? Spiegateci intanto cos'è. E soprattutto la domanda che ci fa sempre la politica è ma quali sono i numeri? Cioè qual è lo scenario degli interlocutori? Quando gli abbiamo spiegato che lo scenario parte dagli studi professionali ma coinvolge tutte le imprese, coinvolge i costruttori, i produttori eccetera, si sono aperti gli occhi, sono illuminati e hanno manifestato un interesse maggiore. Quindi informazione, divulgazione. Però ultima cosa che voglio dire, quando ci interroghiamo sull'appeal, sull'attrattiva, sul funzionamento eccetera, l'abbiamo fatto tante volte, però non abbiamo mai avuto il coraggio di affrontarlo in maniera radicale, bisogna anche interrogarsi sul modello organizzativo. Questo è un interrogativo che è ancora aperto, non l'abbiamo ancora fatto in modo approfondito come categoria, ogni tanto riemerge. Ed è un po' un convitato di pietra ai nostri tavoli, no? C'è sempre, però forse non se ne parla a sufficienza, non si affronta nel modo col coraggio e, come dicevo prima, senza paure, perché rischiamo anche in questo caso di perdere delle opportunità. Scusate, un altro elemento di riflessione, ma pensate che in questa, diciamo, sfida che gli ordini, il sistema ordinistico
deve necessariamente fare, la strada di essere un soggetto che certifica competenze, che quindi dà alla società una risposta di assunzione di responsabilità, non una procedura che è, diciamo, carta e carta straccia, ma una procedura concettuale che garantisce affidabilità, comunicazione, trasparenza delle informazioni e che riempie quel vuoto tra il sapere e il saper fare che, diciamo, contorna l'esperienza di tutti noi. Pensate che possa essere uno degli strumenti, dei metodi. Posso un attimo su questo? Allora, la domanda principale era la politica degli ordini. Siccome politica è una parola un po' brutta, un aspetto credo debba essere rivisto è la centralità dell'ordine rispetto a Monte e Valle. Un punto, non ce lo dimentichiamo, è partito tanti anni fa, è quello di rivedere il ruolo degli ordini in rapporto ai formatori che stanno a Monte, cioè l'università, in modo da poter avere un prodotto che arriva sul mercato, chiamiamo prodotto è brutto, ma diciamo un professionista che abbia già un quadro che via via diventa più aderente con quello che... Poi c'è l'aspetto a valle, e cioè portare queste innovazioni che provengono dalla parte di formazione anche verso i fruitori che sono, tra le altre cose, la pubblica amministrazione. Andrebbero cambiati due concetti, che non possono essere, non si può fare a spot. Di moda il BIM, 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 BIM. Di moda l'euro, sisma bonus, ma non tanto perché sisma, perché bonus. Allora non è che si può andare bonus, sisma, il concetto deve essere organizzato con un certo principio anche logico. Allora a monte le università, a mio parere, debbono fare il primo atto di coraggio, che è la sfida che serve ai giovani, di rendere i giovani laureati che si sentono già col linguaggio dei professionisti, perché uno dei motivi per cui gli ordini non attirano è che sembra un'altra cosa, sembra un altro ambiente nel quale si va per altre faccende, per svolgere un'attività, per avere un timbro, un sistema che li legittima a firmare le attività professionali. In realtà si va lì soltanto per continuare ad applicare i concetti base appresi all'università. Poi c'è questa modernizzazione continua. Uno degli aspetti chiave è quella della certificazione. Perché è necessaria la certificazione? Che in un mondo che ha una variegata gamma di specializzazioni, oggi dire che si è ingegneri non è più come l'ingegnere condotto di mezzo secolo fa. Bisogna un po' definire qual è un quadro nel quale uno si sente più pronto, che non è una limitazione dei campi di applicazione, ma è una scelta di perfezionamento dei campi di applicazione, che è una garanzia di riduzione del rischio di poter affrontare bene l'attività professionale. E quindi bisogna piano piano arricchire il curriculum, certificarlo in maniera terza, in maniera che lo faccia qualcuno che sia al di sopra delle... In tutto il mondo credo che sia così, dovrà esserlo per quelli che sono più giovani, fortunatamente più giovani. Hanno il tempo di farlo in modo da poter essere inquadrati. Su questi tre lati bisogna lanciare, se vogliamo dire, politica dell'ordine. E poi ce n'è un'altra che deve prendere gli ordini professionali, devono decidere una volta per tutte, di essere anche un centro di servizi chiaro. E quindi, per esempio, per gli ordini più grandi o medio grandi, di attivare un sistema di servizi che siano uniformi, centralizzati. Il nostro presidente nazionale gli piace chiamarla carta dei servizi, no? Un sistema nel quale si entra con un meccanismo coordinato per evitare ripetizioni, inutili contraddizioni, e quindi dare anche un po' una guida più palese. Questo è il concetto di politica generale. Poi c'è anche quella della difesa dei propri iscritti rispetto al giusto compenso. Ecco, io qui la vedo in modo duale. Per me il compenso è giusto, ma prima si fa una prestazione buona. Se la prestazione è buona, automaticamente ci sarà un compenso che è rispettoso di quel tipo di qualità. La qualità viene prima e poi ci deve essere la difesa anche del diritto al riconoscimento di una prestazione professionale fatta bene. Ecco, a me vengono in mente tante cose. Allora, riguardo al concetto di ordine, sicuramente serve un'apertura maggiore verso la società, come è già stato detto, nel senso che l'ordine spesso è autoreferenziale in tante cose. Invece guardarsi un attimino intorno e vedere anche le esigenze di chi sta fuori e cercare di coordinarsi con gli enti esterni, le aziende, le università che stanno fuori dall'ordine può forse essere un arricchimento anche per l'ordine stesso e aiuterebbe anche a assumere un ruolo più
diciamo, degno di rispetto di quello che è oggi. L'ordine è visto ancora come una lobby, come una corporazione, come un gruppo chiuso e per tanti è considerato inutile, quindi la verità è questa. Come diceva Anna, l'ordine può essere garante e in qualche modo, secondo me, deve affrontare anche il concetto di affermare la validità scientifica di quello che ad esempio gli ingegneri fanno, perché oggi la validità scientifica dell'operato e la qualità della prestazione vengono messe in discussione ogni 3x2. Anche collegati poi alla bassa retribuzione e a tutto questo, quindi è uno dei ruoli fondamentali di cui occuparsi. Non da ultimo, la certificazione delle competenze come ovviamente certificazione di un qualcosa che c'è, quindi devono innanzitutto esserci delle competenze, quindi un qualcosa di sia di esperienziale sia di studi professionali compiuti. E queste competenze vanno riconosciute. Non da ultimo ribadisco il titolo di dottorato di ricerca, perché ci sono aziende in Italia che non sanno chi è il dottore di ricerca. Se all'estero va un dottore di ricerca gli viene messo un tappeto rosso, quindi cercare di valorizzare anche questo aspetto e cercare di promuovere, come è già stato detto, quindi l'informazione, la comunicazione. La campagna Ingegneri Low Cost è andata a presa diretta a Rai 3, è stata vista a livello nazionale. Ora, ovviamente i mass media possono servire a comunicare ciò che fa l'ordine e a cercare anche di quindi avvicinarsi alle esigenze anche di chi sta fuori e anche degli ingegneri che non si sentono attualmente rappresentati, quindi penso ai biomedici, penso non so, anche agli informatici, eccetera, eccetera. Grazie, allora grazie a tutti. Adesso iniziamo il dibattito, mentre grazie a tutti, chiedo...